Allora, eccoci qua per la seconda parte del nostro video, della nostra video lezione, per essere più precisi. Dopo aver affrontato appunto le difficoltà ortografiche di già, ge, gi, gio, giu, andremo a fare una piccola esercitazione. Quindi, allora, pagina 116, sempre del libro blu di metodo, eccola qua. Allora, nulla di nuovo rispetto a ciò che abbiamo sempre fatto per l'appunto con il libro di metodo. Cosa dobbiamo fare per prima cosa? La prima cosa fondamentale è... c'è il gatto. La prima cosa fondamentale da fare prima di cominciare qualsiasi esercizio è quella di leggere la traccia. Provateci, poi la leggiamo insieme, ok? Quindi stoppate il video, provate a leggere e poi la leggiamo insieme. Allora, c'è scritto: ripassa le sillabe in stampato e corsivo, poi leggi. Allora, ovviamente questa parte grigia va lasciata grigia, lo sappiamo già, assolutamente no. Va ripassata con la matita, attenzione perché sul libro... va scritto sempre e solo con la matita. Quindi, primo esercizio semplice, stoppate il video, lo completate, nei tre caratteri manca il corsivo maiuscolo e andiamo avanti. Al secondo esercizio, che proverete sempre a leggere, mi stoppate un attimo, provate a leggere e poi lo leggiamo insieme. Allora, osserva i disegni e cerchia ge, gi nelle parole. Poi ripassa le parole in corsivo. Provate a leggere le paroline, vi aiutano anche le immagini, guardate che belle. C'è una bella giraffa, quindi cercherò gi di giraffa, gi di giraffa e me lo ripasso in corsivo. Uguale per gemme. Cerchio ge di gemme, ge di gemme e lo ripasso in corsivo. Esercizio numero 3. Cosa devo fare? Provo sempre a leggere, quindi mi stoppate e provate a leggere. E poi mi ascoltate adesso. Leggi attentamente, poi copia sul quaderno le parole con ge e gi. Al posto di copiare le parole, noi andremo a copiare l'intera lettura che andiamo a fare, ok? Quindi questa lettura la facciamo sul quaderno. Cosa devo fare sul quaderno prima di scrivere questa bella lettura? Scrivere la data, quindi Agropoli, 10 marzo 2020, e sotto andare a scrivere oggi è martedì, in stampatello. Ricordiamo che ci sono tre regolette importanti per scrivere in corsivo. La prima è che quando comincio a scrivere devo utilizzare la lettera maiuscola. La seconda regoletta qual è? Chi se la ricorda? Per i nomi propri è giusto ed è sempre da utilizzare la lettera maiuscola. Regola numero 3, dopo il punto fermo utilizzo la lettera maiuscola. Le tre regolette d'oro ci aiuteranno a ricordare quando utilizzare la lettera maiuscola. Quindi in questo caso il, quando andiamo a scrivere sul quaderno, va scritto con la lettera maiuscola. Lo leggete prima da soli e adesso ascoltate quello che vi sto per dire. Il girasole è un fiore gigante. Il girasole si gira verso il sole. Donare un girasole è un gesto gentile. Provate a rileggerlo, ricopiatelo sul quaderno in corsivo, ricordando che dopo il punto fermo si utilizza la lettera maiuscola, ma anche quando comincio a scrivere, quindi la prima parolina, in questo caso il. Andiamo poi a pagina 117. Eccola qua, pagina 117. Prima cosa da fare, vado a leggere sempre la traccia, perché se non leggo la traccia non saprò mai precisamente e correttamente cosa devo fare. Ci chiede, provate ovviamente sempre a leggere voi, non imbrogliate,
Quindi mettete pausa e poi dopo leggiamo insieme. Osserva i disegni e cerca già, gio, giù nelle parole. Poi ripassa il corsivo. Lo stesso lavoro che abbiamo fatto per la giraffa e le gemme lo facciamo anche per queste tre paroline. Quali sono queste tre paroline? Provatele a leggere e dopo lo facciamo insieme. Avete stoppato? Stoppate, provate a leggere. Allora, valigia, cosa devo cerchiare? Già, in stampato maiuscolo, già, in stampato minuscolo. E me lo ricopio in corsivo. E poi abbiamo giochi. Attenzione, gio, eccolo qui, gio, eccolo qui, e me lo ripasso in corsivo. E poi abbiamo un bel giudice, giù, eccolo qui, lo cerchio, lo ripasso, lo cerchio anche qui e me lo riscrivo in corsivo. Esercizio numero 2, cosa faccio? Provo a leggere, provo a capire quello che devo fare e poi ascolto. Non imbrogliare. Osserva i disegni e scrivi le parole giuste. Poi, dopo aver fatto tutto, mi vado a cerchiare. Già, già, giù. Che cos'è? Che cos'è in questa prima immagine? Che cosa abbiamo? Abbiamo una bella giostra. Ricordiamo che non è una gostra, ma è una giostra. Quindi ha bisogno della I gentile. G, I, O, gio, s, t, r, a, stra, giostra. Sotto abbiamo una... Che cos'è questa? Chissà, riflettiamoci. Io onestamente sono un po' perplessa. Ah, ecco, adesso mi è sovvenuta la parolina. Ok, allora, questa è bella difficile, ci dovevamo riflettere un attimino. Anche se un pezzettino piccolo e non sembra, questa è una giungla. Quindi, G, I, U, giù. N, G, L, A, giungla. Poi che cosa abbiamo qui? Abbiamo un bel pigiama. Pigiama. Attenzione, perché pigiama non è pigama. Quindi, G, I, A, pigiama, senza doppie. E poi qui abbiamo una valigia. Valigia, G, I, A. Esercizio numero 3. È uguale a quello di pagina 116. Che cosa dobbiamo fare? Leggete prima da soli e poi ascoltate. Lo state facendo? Bene. Allora, leggi attentamente, poi cerchia le parole con già, gio, giù. E io aggiungo sotto la lettura dei girasoli, sotto la copia dei girasoli, fate tanti cuoricini in fila su un'unica riga e scrivete anche, sempre in corsivo, ricordando le tre regolette del corsivo, della lettera maiuscola nel corsivo, fate anche questa piccola copia, ok? Allora, provate a leggere da soli, mi raccomando. Sono sicura che siete capacissimi di farlo, quindi provateci, mi stoppate un attimo e poi lo leggiamo insieme. Gianni, Giovanni e Giuseppe salgono sulla giostra. Che gioia! E questo, se vi va, io vi consiglierei anche di farlo questo disegnino, perché è molto semplice. Quindi, leggo, cerchio, giaggio giù, ricopio sul quaderno in corsivo, facendo attenzione alle tre regolette del corsivo maiuscolo quando lo utilizzo. Nomi propri di persona, inizio di una frase e dopo il punto fermo. E se riesco, faccio anche questo bel disegno della giostra, che è molto semplice. Sono sicura che lo farete davvero bene, perché siete bravi. Finito questo, allora, vi chiedo una cosina da lavorare sul quaderno, attenzione.
Fatevi aiutare da mamma e papà per fare la prima fila. Il resto della paginetta dovete farlo voi. Allora, vi fate semplicemente G e G nei quattro caratteri. G in stampato maiuscolo, che è questa. Adesso vi faccio vedere così evitiamo di imbrogliarci. Allora, stampato maiuscolo. Stampato minuscolo o stampatello. Corsivo maiuscolo. Mi raccomando, qualcuno mi ha fatto l'errorino di fare anche la seconda letterina in maiuscolo. No, solo la prima lettera si fa in maiuscolo, le altre tutte in corsivo minuscolo. E poi abbiamo G in corsivo minuscolo. Ok? Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Uguale, lo facciamo anche per G. E siete completamente liberi adesso di poter svolgere le attività e di poter continuare tranquillamente da soli. Spero che di essere stata chiara. Per qualsiasi chiarimento, per qualsiasi dubbio, potete contattarmi, come già sapete, al numero che vi ho lasciato. Buona giornata, a presto!